L'architetto romano Luca Calselli, direttore dei lavori per il rifacimento di Piazza Luigi Razza a Vibo Valentia, punta il dito sui giornalisti. A suo dire, tutto ciò che è stato detto sulla Piazza degli Orrori, o meglio degli errori, non corrisponde al vero. Eppure i numerosi dislivelli della pavimentazione sono sotto gli occhi di tutti. Io ce l'ho un po' con i giornalisti e con gli operatori. L'informazione, secondo me dovrebbe essere quantomeno verificata. Ho letto cose che non sono vere, semplicemente non sono vere, quindi riportare solo delle chiacchiere come si fa, io ho fatto, si fa male alle persone e si fa male pure al progetto e ai lavori, perché si fa male alla pubblica amministrazione. Architetto, qui abbiamo delle serie incongruenze su questi lavori. Allora, quelle serie incongruenze le state dicendo voi e nessuno a me mi ha chiesto nulla, quando io ho scritto tanto, anche relazioni in cui spiego esattamente che cos'è questa cosa. Le hanno chiesto dal comune una variante su questi lavori? Non mi hanno chiesto una variante, dobbiamo essere precisi. Mi hanno pregato cordialmente, perché sono persone per bene, di migliorare ulteriormente quello che già era stato migliorato dalla parte della gioielleria Gerenze. È perfino stupido dire che le quote sono sbagliate, l'ho letto tante volte. Le quote aristotelicamente non sono né giuste né sbagliate, né belle né brutte, sono quelle. I palazzi stanno là, la piazza sta qua, sono quelle, vanno solo gestite. Che le quote sono state gestite, potrei dire anche meravigliosamente. Questo progetto è stato, nella sua esecuzione, nel pieno rispetto della normativa vigente. Tutto quello che si è detto è offensivo. Io non ho fatto denunce perché mio padre mi insegnò a non denunciare mai nessuno, però tutto il fango che mi è stato lanciato addosso, ammesso pure che si fosse trattato un errore, mi sembra, in un paese che dovrebbe essere liberale e quantomeno il Stato di diritto dovrebbe dare la possibilità di replica. L'imbarazzo di questi giorni era anche dell'amministrazione, perché l'amministrazione non mi ha chiesto una variante. Facilmente, è facile dire: ah, chiesto una variante, l'architetto non sta facendo, l'architetto ha sbagliato su tutto. Il completamento della piazza era previsto per il 27 luglio. L'architetto Calselli spiega ai nostri microfoni perché il cronoprogramma non è stato rispettato. Come funziona con i cronoprogrammi? Io faccio il progetto e dico: questo progetto si realizza in 180 giorni, cioè 6 mesi. Si dà inizio ai lavori. Perché qui non è finita come di là? È rimasta così? Perché quel marciapiede non è finito come quello di là? Quando si finisce? Allora io sono il direttore dei lavori e ho la responsabilità dei lavori. Se io devo andare lì e ho questo unico accesso con i mezzi pesanti, ruspe, camion a portare materiali pesanti e ingombranti, faccio la pavimentazione, io dopo 15 giorni la devo rifare perché ho spaccato tutto. Ho spaccato gli spigoli, le pietre e chi paga? Quindi io sono costretto a finire quel lavoro e poi finire questo. Quindi chiedere: ah, non finiscono mai questi lavori. Ci sono delle fasi di lavoro che vanno rispettate proprio per il bene pubblico. Quando mi hanno consegnato quell'area? 20 giorni fa. Se quell'area me l'avessero consegnata a dicembre 2023, quell'area era finita e questa si poteva finire. Bisogna terminare i lavori, ma ci sono delle fasi che vanno rispettate e questo si sta facendo. Da oggi si ricomincia, i pali sono arrivati, le panchine devono arrivare e questa pavimentazione si fa quando è finita quella. Molte le incongruenze nel rifacimento della piazza tanto cara ai vibonesi, tra queste la copertura del primo gradino di accesso della chiesa di Santa Maria del Soccorso. Il direttore dei lavori sostiene il contrario, ma vecchie foto raccontano diversamente. Non solo prima era già così, era così proprio con queste quote, dove il marciapiede gli andava a battere per i 3 centimetri. Dire che io lì ho fatto, noi abbiamo fatto lo scalino, non è vero, intanto c'era. Noi lo abbiamo anzi eliminato, se ci date tempo di finirlo, perché questo è l'altro tema, si sono criticati i lavori prima di finirli. Sono disposto a affrontare chiunque, i più grandi architetti del mondo e confrontarmi con loro. Dopo le minacce che Calselli dichiara di aver ricevuto e dopo lo stand-by di una settimana, il cantiere è stato riaperto. Io sono stato adesso dai vigili urbani che mi accompagneranno da oggi un po' in cantiere fino a che non si calmeranno le acque. Non è un bel modo di lavorare, di affrontare il lavoro e soprattutto di trattare i professionisti. Sono stato non malmenato perché stavo là e gli altri stavano qua, però non è carino, ma neanche
con una violenza verbale, che è carino. E sinceramente da Vibo Valentia non me l'aspettavo. L'ingegnere Antonino Scidà, direttore del cantiere, in merito all'esecuzione dei lavori dichiara di attenersi a quanto riportato sul progetto. Noi siamo l'impresa appaltatrice, seguiamo i lavori secondo le indicazioni del progetto e secondo le indicazioni impartite di volta in volta dal direttore dei lavori. Bisognerà aspettare quindi la fine dei lavori per poter giudicare l'operato, ma i vibonesi ne sono certi. Piazza Luigi Razza sarà ricordata come la piazza degli orrori, o meglio degli errori.